Buongiorno a tutti, grazie. Sono Giuseppe Maggio, sono l'amministratore non solo di Starnet, ma di un gruppo di imprese che fanno parte di un network che si chiama videosanlinea.it, che trovate su internet e che si occupa da ormai 2 anni di trasmettere filmati, riprendere, così come ripresa questa sessione in questo momento, eventi della vita economica sarda. Con Videosanlinea sono entrato in questo progetto di Agenda 21 proprio perché è l'ambiente ideale per sperimentare operativamente la web TV. Cosa è la web television? Rapidissimi. Web television, molti di voi conoscono YouTube. Bene, fare web TV non è prendere un filmato e mandarlo su YouTube, non è solo quello almeno. La comunicazione televisiva è lo strumento più potente e più naturale che ci sia, perché tutti quanti siamo abituati a comunicare, è molto più potente che non mandare un comunicato o una pagina internet. Cioè, comunicare per televisione è uno strumento potentissimo. Quello che ci proponiamo di fare è insegnare a una serie di persone volutamente a usare la televisione, le persone nelle scuole, persone negli enti, persone nelle amministrazioni. Quindi il progetto prevede proprio questo, un concetto che insegna come usare, quindi non solo come guardare, ma proprio come usare la televisione come strumento di comunicazione. Per darvi un'idea di quelle cose che si possono fare, posso fare un esempio semplicissimo, sono molte persone di voi che vengono dalle scuole. Allora, pensate a quel giochino dei bambini che si guardano in faccia, si fissano e chi ride per primo ha perso. Allora, pensate a fare quel giochino con un bambino a Selargius, un bambino in Cina, un bambino in America, contemporaneamente di fronte a un video. Vi rendete conto della potenza che non è fare televisione, è comunicare con questo tipo di strumenti. Se invece del giochino ci mettete una comunicazione, una formazione, un qualche cosa da dire, vi rendete conto di come questa cosa interessa a tutti. Quindi non è che interessa solo l'amministrazione o il comune, interessa le persone, interessa gli enti. Addirittura tutti i progetti che sono presenti qui possono trarre il giovamento, anzi sono invitati a partecipare su questa cosa. Ognuno di voi che vuole intervenire usando la televisione, c'è una bellissima cosa che viene fatta in questo progetto, che ognuno interagisce, no? Poi attacca il suo post-it, il suo messaggio per dire che è interessato. Bene, oltre a quello, volete fare una registrazione di un vostro breve intervento? Fatelo, qui ci siamo, la registrate, oppure ce la mandate, la postate su YouTube e noi la carichiamo su Videosanlinea. Questo è la sostanza del progetto. Poi i dettagli li vedete, abbiamo coinvolto il comune di Selargius, che si è dichiarato interessato, però poi è chiaro che è un progetto aperto a tutti, sta nascendo e sono gli strumenti su cui bisogna lavorare, globale e locale. Se non è questo globale e locale, non so che altro ci sia. Vi aspettiamo nel vostro